Questa coorganizzazione con San Lorenzo Mercato, che inizia nel 2018, oggi alla sesta edizione, diciamo oramai rende questo evento un evento oramai maturo, che permette a questo prodotto sotto la dicitura Sfincione di imporsi come la pizza dei siciliani. Numeri straordinari, ovviamente c'è stato grande sforzo organizzativo, ma i risultati sono andati oltre le attese e le aspettative. Grandissima soddisfazione, soprattutto perché questa è la sesta edizione e in questa sesta edizione abbiamo registrato un più 30% di affluenza e quindi si riconferma un grande successo anche in collaborazione con i nostri amici di All Food Sicily. Lo Sfincione, ormai palermitani, stanno finalmente avendo una cultura a ampio raggio di tutto quello che è lo Sfincione da Bagheria a Palermo, con nuovi inserimenti anche come quello di Camporeale e Monreale, quindi veramente grandissima soddisfazione da parte di tutti e di tutti gli organizzatori. Sono orgoglioso e onorato di essere stato qua al Mercato San Lorenzo. È un pubblico straordinario, un sacco di persone che hanno fatto complimenti per lo Sfincione Bianco Bagherese. Sono felice di essere qua, di aver partecipato a questo evento e principalmente di far conoscere il prodotto tipico bagherese, il nostro cavallo di battaglia, lo Sfincione classico, e nell'occasione abbiamo fatto pure la variante, quello con ricotta. Sono contento di aver vinto questo premio come miglior Sfincione rosso. È andato tutto bene e sono felice. Raccontaci un po' del tuo sfincione, quali sono le particolarità? Le mie particolarità allo sfincione è uno sfincione basso, perché a Monreale lo preferiscono tutti basso. Poi abbiamo lievitazione normale, molto morbido, con ingredienti di cipolla cotta, caciocavallo, acciughe, mollica e salsa. Siamo felicissimi di essere tornati anche quest'anno a San Lorenzo Mercato, abbiamo avuto due menzioni particolari, siamo felicissimi anche di questo perché appunto abbiamo cercato di fare tesoro delle critiche e dei consigli che ci ha dato negli anni, che ci hanno dato negli anni passato le giurie e appunto diciamo che il nostro lavoro e la nostra applicazione è stata ben ripagata. Il nostro è uno sfincione paesano, siamo di Camporeale. Nella variante dello sfincione palermitano la cipolla non è cotta o stufata, viene messa a crudo e viene cucinata direttamente con l'impasto dello sfincione. Poi è fatto con farine di grano duro del nostro paese, del nostro territorio, farine locali e mulino altrettanto locale. Quindi un sapore molto deciso, molto differente dal classico palermitano. E abbiamo la nostra variante che è la sciavata, che è un impasto di pane a lievitazione che viene ancora più idratato e viene condito con lo stesso impasto della sciavata, dello sfincione. Ha un altro sapore, un'altra consistenza. Nel nostro territorio abbiamo il frumento, le olive e il vino molto importante, e quindi dà la possibilità a questi prodotti che molti giovani stanno ritornando a coltivare i terreni, sta diventando, diciamo, come prima attività lavorativa di tanti giovani, ritornare nelle campagne e coltivare questi prodotti che poi sono messi nelle tavole sia qua in città sia nella grande distribuzione, ma non come i prodotti di grande, ma i prodotti genuini coltivati dai terreni locali.